Buongiorno da Palermo, Parco della Vittoria, Bike Shop Teste, quinta e ultima tappa. Sono qua per darvi delle spiegazioni tecniche sulle nostre biciclette Ridley, modello Gravel, modello molto, diciamo, in Nord Europa una bicicletta che non ha mai avuto grande successo, e in Italia sta partendo la moda anche di queste biciclette. È una bicicletta che come prima performance ha la possibilità di avere diverse tipologie di gomma, vale a dire da un 25/28 stradale, qui vediamo le due configurazioni, fino a un 42 addirittura. Questo permette innanzitutto di andare su diversi percorsi, dallo sterrato, strade bianche, sentieri e boschi, fino alla classica bicicletta stradale che permette di raggiungere quindi anche velocità elevate. Molto comfort, studiata nella sua progettazione per essere una bicicletta che assorbe bene i vari terreni, quindi buche, sconnessi, fango, quindi la possibilità di non avere problemi su questo percorso, grazie sempre anche alla gomma che viene montata, fino ad avere delle prestazioni come geometria anche stradale che ti permette anche di avere la classica bici da strada. Vedo qua perno passante. Perno passante, sia anteriore che posteriore. Bici da freno a disco naturalmente, soprattutto questo modello qua è tassativamente poi freno a disco. Montata col Force One della SRAM, un gruppo molto top per queste biciclette. Perno passante dove la bicicletta viene resa molto rigida, molto compatta, dove aiuta quindi anche la guidabilità soprattutto su percorsi estremi. Diciamo una bicicletta molto futuristica, dove il classico amatore si può divertire su varie fasce di percorso. Abbiamo due configurazioni, l'Integra, sempre con lo stesso telaio top di gamma nostro X-Tri, e il Force One che diciamo è il top come gruppo. Quindi mi dicevi corona, monocorona, in questo anteriore. Caso abbiamo un 45 e da un 11 a un 42 in scala dietro come pignone sulla ruota, quindi unica corona che permette anche una facilità di cambiata, perché in questo caso viene usata solo la leva del cambio sulla parte destra del manubrio. Infatti qui non c'è. No, abbiamo solo sulla parte destra, siamo monocorona, anche se sono biciclette come vediamo nell'altra configurazione. Eventualmente si può portare, sì, anche un deragliatore, sì. Si può montare. Sì, si può montare, vediamo qua l'attacco, l'attacco che abbiamo, quindi una doppia corona, mentre in questo caso qua con il classico deragliatore stradale e con una configurazione quindi che cambia anche in questo caso i rapporti dietro, avendo una doppia moltiplica da un 36 a un 34 a un 50. E dietro quindi, 11-32? Dietro dovrebbe essere 11-28 secondo me, forse anche qualcosa di più, sì. Ora qui non riesco a vederla, ma penso sì, anche sì. Forse qualcosa di più a vederla ora effettivamente. Ok, grazie, un saluto da Palermo, alla prossima. Per fortuna è arrivato anche il sole, per che fortuna, quindi è l'ideale, sì, perché è l'ideale, perché fango e sole siamo sul massimo fango. Sì. Ok.